Io vorrei semplicemente dare uno sguardo a ciò che ho trovato ripetutamente nelle istituzioni di Chiesa, nello sforzo di promuovere una visione di rete. Noi abbiamo cominciato con la RIA. Io nel 95, la RIA 6 anni prima, e è stato veramente molto lento questo percorso, per diversi motivi, perché cambiare una cultura è lento, anche se ci ha travolto la onda storica. Quando abbiamo cominciato, internet non era ciò che è adesso, era un ente più o meno presente per le università, per i ricercatori. Allora, secondo me, io volevo portare qui questo argomento, non si tratta di una questione di tecnologia, questo lo sappiamo tutti. L'identità e il carisma della Chiesa è un mistero di comunione, è un mistero di profondo vincolo soprannaturale tra le persone, che si esprime nella condivisione, nella solidarietà. La Chiesa, diceva un giorno Monsignor Celi in Brasile, è un corpo vivo, vivificato dallo Spirito nella società rete. Allora, perché ci costa tanto lavorare con le reti all'interno degli uffici, all'interno della Chiesa? Perché ci costa tanto? Abbiamo un contesto, e questo mi sembra chiave, i cambiamenti culturali sono i più veloci della storia. Non c'è stato mai un periodo storico così travolgente di cambiamenti in tutti gli ordini della vita umana. Allora, le persone, le imprese, i governi, partiti politici, tribunali di giustizia, istituzioni, gruppi, famiglie, scuole, università, tutta la società è in fermento comunicativo. E i mutamenti comportano per le istituzioni non solo un nuovo modo di comunicare, ma un modo diverso di organizzarsi internamente e tutto quello che va cambiando. Sappiamo che siamo, diciamo così, nella strada giusta, perché la Chiesa è già consapevole dell'importanza del fenomeno comunicativo, il Magistero ci spinge da tre papi fin qua a entrare in questo nuovo continente, a camminare con le persone del nostro tempo e ascoltarle per poter annunziare il Vangelo, per suscitare, come diceva adesso padre Spadaro. Abbiamo già capito che dobbiamo vivere e partecipare dialogando nella società rete. La mentalità e la cultura pian pianino stanno cambiando e comunque non stiamo lavorando in rete. Allora, perché le persone sì, tanti preti, milioni di fedeli, il Vaticano, si usa Twitter, insomma, non è che partiamo da zero. Ma ciò vuol dire che la Chiesa deve comprendere, non ancora penso io. Perché? Perché è essenziale un rinnovamento degli aspetti istituzionali. Ossia, le istituzioni di Chiesa sono organizzate secondo criteri premoderni, con un isolamento degli uffici. Però non solo, diciamo, le diocesi, anche le comunità religiose, i movimenti, sono nati prima di questa era digitale. Le loro strutture organizzative, procedure di lavoro, procedure decisionali, regolamenti e routine comunicative sono premoderne, obsolete, appartengono a un altro momento storico. Non a caso il Papa
ha creato una commissione per ripensare la curia romana, e qui metto, inserisco una parentesi, nel mondo, diciamo, nella società è divenuta la curia romana, si associa a tutta una specie di oscurantismo, di rigidità, di no? Centro oscuro di potere, e non si rendono conto che il coraggio del Papa di rinnovare l'organizzazione interna lo avrebbero dovuto avere anche nel mondo delle società, le imprese, le banche, le università. E non si rendono conto che se non si fa questo rinnovamento istituzionale saremo sempre più arretrati, ma lo saranno anche loro. Adesso sto lavorando molto con gente delle università e loro lo dicono, le nostre strutture sono vecchie, non funzionano più. Allora, cose che tutti abbiamo vissuto. Apprendo dalla stampa che il mio vicino di ufficio ha fatto un'importante pubblicazione. Le date degli incontri organizzati da diversi uffici si sovrappongono perché non si hanno sentito prima di organizzarsi. Mi mancano informazioni che solo ha una persona in ufficio, ma è in vacanza. Ci vuole ridisegnare aspetti giuridici, modelli istituzionali che adesso non facilitano la condivisione e la comunicazione. Qualche caratteristica organizzativa del passato: uffici separati che lavorano isolatamente, incomunicazione tra i membri di un entorno lavorativo, comunicazione verticale, unidirezionale all'interno e all'esterno dell'istituzione, visione solo geografica dell'interazione con il mondo, tempus di risposta lento, indipendente di ciò che accade nella società, separazione tra gruppi decisionali e servizi comunicativi, uffici centrismo, si guarda solo all'interno, non all'esterno, e non si ha tempo per l'ascolto degli altri. Degli altri uffici, delle altre persone, delle altre istituzioni. Qui viene la domanda di ieri: qual è l'immagine di Dio, quale ecclesiologia sta sottostante all'organizzazione interna che abbiamo? Non si è ancora creata forse questa nuova ecclesiologia, o non abbiamo tirato fuori le conseguenze dell'ecclesiologia di comunione? Nell'organizzazione comunicativa siano rimasti in una ecclesiologia preconcilia. Forse dobbiamo ripensare sotto quali immagini di Dio e della Chiesa stiamo organizzando la comunicazione. E questo modello che ho messo così visivamente, una rete egocentrica, sarebbe il tipico ufficio o la tipica diocesi o parrocchia, dove ogni persona è connessa con il capo, ma nessuno ha una connessione con l'altro. Tutti hanno una, cioè è egocentrica e verticale in questo senso. Poi potete vedere una rete bipolare, nel senso che possono esserci due persone che gestiscono il tutto, ma ancora non c'è un rapporto, una comunicazione, un flusso tra i nodi di questa rete. Che significherebbe per noi avere una organizzazione in rete? Qualche cenno, ovviamente, non esauriente. Procedure e regolamenti aggiornati d'accordo alla società rete, alla società liquida. Siamo troppo, fatti di mattoni immobili. Non c'è flessibilità, c'è una rigidità eccessiva. Dovrebbe esserci anche una visione interdisciplinare dei problemi, non è soltanto lo specialista in una cosa che può parlare di quella cosa. Si deve promuovere più la creatività e l'innovazione come squadra. Di questo abbiamo un'enorme paura, si ha un'enorme paura di suscitare e accettare la creatività. Questo non significa non avere un discernimento, anzi, ma una parentesi, adesso sto vedendo quanta gioia può esserci in un ufficio dove c'è creatività, dove le persone possono essere coinvolte,
corresponsabilmente nel processo di creazione. E comunicazione regolare tra i diversi capi progetto, perché se non c'è questa comunicazione nessuno sa che fa l'altro e si torna di nuovo a questi compartimenti stagni. Comunicazione regolare tra le persone e negli uffici. Calendari agende condivisi, su questo possiamo parlare per ore, ci sono tutti i software del mondo, la tecnologia non basta se non si usa per queste condivisioni. Banche documentali condivise, integrazione di professionali della comunicazione nei momenti decisionali interni e trasparenza. La trasparenza è chiave per questo momento. Che conseguenza avere di qua? Dobbiamo imparare a gestire le risposte degli interlocutori nella rete. Anche di questo abbiamo molta paura. No, non possiamo mettere i commenti perché ci insultano. Io ringrazio molto che il Papa Benedetto ha detto no, non importa, lasciate che la gente dica quello che vuole. E così siamo nella piazza pubblica. Imparare a gestire la pluralità di visioni, aprirsi ad altri linguaggi nei diversi mezzi, rinunciare a quella forma di controllo verticale, cercare di avere l'autorevolezza della coerenza più che l'autorità del carico. Questo che diceva padre Sparano adesso. E insomma è rischiare e prendere il largo. La Chiesa è in dialogo con la società e Dio e lavora nel mondo. Dio è già lì, non è che noi dobbiamo portarlo, perché Dio è già lì, siamo noi che dobbiamo seguire le tracce dello Spirito Santo. Ho messo qui una rete multicentrica dove si vede chiaramente questa interrelazione tra tutti. E un altro parentesi che non è nel documento che avete in mano, l'esperienza real è che la struttura della Chiesa non scompare nella rete teoricamente orizzontale. Il vescovo è sempre il vescovo per i fedeli e il prete non scompare il ruolo di servizio di ciascuno, ma diventa più importante raggiungere per coerenza l'autorevolezza oltre al carico. E poi per finire, mi sembra che ancora ci siano troppi esclusi di questo dialogo. La Chiesa deve essere apostolo dell'inclusione digitale nella società, facendo una mappa della connettività del nostro settore potremo individuare i buchi comunicativi. Diceva padre Sparano che se si rompe il vincolo non c'è dialogo, qui essere connessi diventa essenziale. E animare la new media literacy, nel senso che diceva ieri il signor Gutierrez Pavon, noi abbiamo bisogno di essere inseriti in questo nuovo mondo, dobbiamo imparare cose che non sappiamo e spingere la cultura open source nel senso della condivisione. Insomma, se noi tra le buone intenzioni e la teologia e la società rete non aggiorniamo le procedure, regolamenti, istituzioni, come funzionano e siamo ancora ancorati nel secolo scorso, non potremo compiere tutte queste buone intenzioni, perché le istituzioni non vanno allo stesso ritmo delle persone individualmente. Insomma, per vivere nella società rete dobbiamo fare uno sforzo di aggiornamento che mi sembra che, grazie a Dio, sia in corso. Grazie.